Io volevo ringraziarvi per essere venuti qui stamattina a frequentare questo workshop in sound design. E, niente, io non voglio dire niente perché vorrei che parlassero i docenti, che sono Lorenzo Pagliei, Carmine Emanuele Cella e Davide Tiso. Hanno accolto il mio invito per questo workshop e sono molto ringrazio anche loro per essere qui. E, non so, voi volete presentarvi, dire due parole su di voi oppure partiamo? Sì, Possiamo. magari ci presentiamo giusto No, sì, perché l'idea nostra è quella di capire anche un po' l'audience che abbiamo davanti, quindi in realtà saranno presentazioni reciproche per capire aspettative del workshop in modo che noi possiamo anche tarare la didattica per meglio venire incontro alle vostre esigenze. Parto da Lorenzo Pagliei. Lorenzo Pagliei è un compositore romano, in residenza all'IRCAM di Parigi. Non so se conoscete l'IRCAM, per chi non lo conoscesse è uno dei centri più grossi di produzione di musica mondiale. Ha come sede il Centre Pompidou, o meglio i sotterranei del Centre Pompidou. Ci sono, come dire, è un centro di ricerca legato alla produzione elettronica, situato a Parigi, in Francia. Carmine, anche lui, collabora con l'IRCAM da molti anni e quest'anno è anche lui compositore, è residente a Madrid in questo momento, ha una residenza artistica. E anche lui compositore, ingegnere, filosofo, insomma, cuoco, diciamo. esattamente. E io sono Davide Tiso, sono pianista originariamente, compositore, e poi appunto insegno musica elettronica come i miei colleghi, e basta, direi, come presentazione. Le presentazioni verranno. Quindi volevo un po' capire appunto da voi quali sono le vostre aspettative, come chi siete, da dove venite, Cosa stiamo sì, più che andando? sì, come st cosa stiamo esattamente, perché esattamente. ovviamente facciamo un certo tipo di docenza sia veramente a basso livello, quindi possiamo anche vedere delle cose molto a basso livello concrete, proprio progettazione anche di sistemi per fare suono o comunque per interagire con chi utilizza questi strumenti. Però appunto vogliamo che la cosa sia utile, perché spesso ci sono delle lezioni, workshop, conferenze dove c'è qualcuno che parla e non si capisce bene il linguaggio comune. Quindi la domanda che vorremmo farvi è un po', veramente velocissimamente, che tipo di esperienza avete nell'utilizzo di software o comunque degli strumenti di musica elettronica? Perché diciamo tendenzialmente in questo corso vedrete che tutti i materiali che andiamo a illustrare o sono di ricerca che sono stati fatti personalmente da ognuno di noi oppure in seno ad istituzioni tipo l'IRCAM o altri luoghi. E quindi usiamo sostanzialmente dei programmi che sono il più aperti possibili o in qualche caso li co collaboriamo a svilupparli. Quindi, per esempio, se uno dei programmi che si usa tantissimo per mettere un po' tutte le cose insieme dell'audio è Max MSP. Vedrete anche un po' di patch di Max MSP. Lo conoscete? Non lo conoscete? Per niente, ok. Chi conosce Max MSP? L'ambiente di sviluppo. Ok. Com'è? Ho provato a fare dei test. D'accordo, quindi diciamo in generale, però è una piattaforma che non conoscete molto, quindi dovremmo un po' discutere. No, perché appunto si può anche fare, diciamo, possiamo mostrare una serie di esperienze ben sapendo che poi a partire da questa cosa qui ognuno di voi può approfondire alcuni aspetti che gli interessano, perché chiaramente se andiamo a vedere in dettaglio qualsiasi cosa diventa un corso di Max MSP e non vogliamo che sia questo. Cioè il discorso qui è un po', vi illustreremo una serie di ricerche e di possibilità anche per darvi qualche idea che poi potrete sviluppare per conto vostro, studiare, ognuno magari viene colpito da una cosa in particolare e magari ha da parte nostra un'applicazione già fatta o più applicazioni già fatte o in corso di sviluppo, sapendo che poi se c'è qualche cosa che colpisce, ognuno deve fare un lavoro su una certa cosa. E la cosa importante è che ci sarà un'introduzione teorica,
a tutti, diciamo, gli strumenti che, o, diciamo, le, i paradigmi di interazione, e però anche una discussione estetica su quello che comporta usare questi mezzi, perché ormai sono mezzi che abbiamo un po' a disposizione all'ordine del giorno, non è più come 10-15 anni fa, cioè i tempi sono veramente cambiati. Carmine? No, volevo solo aggiungere una cosa. Provate a leggere questi due giorni, almeno per quanto riguarda la parte di noi tre, in questo modo. Noi cercheremo di dare, di fornire una serie di stimoli che potrebbero essere dei punti di partenza per voi, d'accordo? Quindi, come lo facciamo? Lo facciamo con tre, diciamo, punti di vista su questa cosa. C'è una presentazione teorica di qualche cosa, una versione pratica, cioè una implementazione, si dice, cioè una formulazione in un qualche sistema informatico di questi concetti di cui abbiamo fatto la presentazione teorica, e poi una dimostrazione di un uso di queste cose, quindi che può essere artistico, che può essere tecnico, commerciale, cioè una qualche applicazione di questi concetti. Probabilmente ci saranno delle cose un po' pesanti dal punto di vista anche teorico oppure pratico, perché soprattutto se per esempio non conoscete questa piattaforma, che è un pochino una specie di standard per quanto riguarda oggi l'interattività, la multimedialità e soprattutto il sound design. Di conseguenza, magari quello che vi chiedo è: non focalizzatevi sull'aspetto pratico, preciso e tecnico che magari vi sfugge, ma cercate di guardare la cosa da una prospettiva un po' lontana, cioè cercate di non perdere mai il senso di quello che stiamo facendo. Vi chiederei questo, non so se siete d'accordo. Può darsi che magari vi facciamo vedere cos'è Max e non sapete bene che cosa sta succedendo. Non è un problema. L'importante è che il senso di quello che sta succedendo sia chiaro. Se non è chiaro, fermateci, nel senso che è importante che... No, guarda, io è arabo quello che stai dicendo. Allora lì... Un'interazione, perché per noi è difficile capire appunto le specifiche. Esatto, perché avete magari formazioni diverse, per cui insomma... E poi questa cosa qui dell'approccio teorico prima, della comprensione teorica e poi separato dall'implementazione, è una cosa che si usa sempre in musica elettronica. Perché ogni 10 anni cambiano i paradigmi. Oggi abbiamo Max, 15 anni fa eravamo tutti con C-Sound, e la produzione si faceva solo in certi centri, la produzione pesante audio. Oggi con un personal computer abbiamo una serie di programmi che sono più o meno aperti, tendenzialmente si usano programmi aperti perché hanno meno limiti e ti permettono di fare una cosa molto dura, cioè costruirsi lo strumento da zero, che è duro, però poi si capisce benissimo quanto lavoro c'è dentro i vari plugin e i vari programmi e poi quello che bisognerebbe fare. Però ecco, magari fra 10 anni non c'è Max, ci sarà Serge, non so, e perciò uno deve capire bene qual è il principio teorico, magari proporre anche delle cose e poi implementarlo con quello che sarà fra 5-10 anni. Quindi diciamo se aggiungo una cosa a quello che dice Lorenzo, ci sono degli aspetti dell'uso della tecnologia legata all'arte che sono degli aspetti invarianti, cioè degli aspetti che sono talmente importanti che prescindono da una specifica tecnologia. Allora, secondo me è su questo che bisogna concentrarsi, cioè bisogna concentrarsi sull'aspetto fondazionale di quello che si fa quando si usa la tecnologia per fare arte, perché se si rimane sulla superficie, cioè se questo fosse un corso di Ableton Live, è utile il corso di Ableton Live, serve perché si usa meglio un certo strumento, però non è questo il caso, perché il caso di questi due giorni è piuttosto fornirvi dei costrutti teorici, dei costrutti da un punto di vista, diciamo, di ragionamento sul rapporto tra arte e tecnologia, cioè su quello che si può fare con la tecnologia che vi andiamo a mostrare da un punto di vista creativo, da un punto di vista artistico. Quindi non ci focalizziamo sull'aspetto pratico e implementativo, ma cerchiamo di far passare dei concetti, che sono dei concetti, ahimè, che richiedono un po' di sforzo, cioè nel senso che non sono immediati e di conseguenza ci vuole un po' di pazienza da parte vostra per cercare di seguire questa cosa. Soprattutto cercate di vederli, come dicevo prima, questi giorni come una specie di momento di immagazzinamento di informazione che poi viene dipanata nel tempo e vi richiederà, magari per qualcuno di voi questo può aprire una pista, diciamo, di lavoro o di ricerca. Sì, anche perché in due giorni non è che si possa fare tante cose. Siccome noi, diciamo, tendenzialmente carichiamo un po', nel senso che questi due giorni saranno pieni di roba, non è ovvio che non tutto potrebbe essere nelle vostre corde, cioè magari non è tutto quello che, diciamo,
potrebbe essere interessante per voi, cercate di focalizzarvi su quello che magari vi accende di più l'interesse. Certo, infatti, cioè, la cosa che è caratteristica della musica elettronica, di lavorare con questi mezzi, è che gli strumenti che utilizziamo in qualche modo non esistono, li inventate e li rinnovate voi, li rinnoviamo noi ogni giorno, perché sono appunto virtuali, sono degli elastici, e quindi di fatto è meglio avere degli strumenti di pensiero, no? Quindi si parte da un pensiero, da un'idea, e poi si arriva a una possibile realizzazione tecnologica, oppure c'è una tecnologia a disposizione, se ne fa qualche cosa, però se poi non si attacca la parte immaginativa del pensiero, non riusciamo poi a decidere cosa farne, perché l'utilizzo, diciamo, fra virgolette, a gadget dei vari oggetti, che possono essere Kinect, sensori vari, può essere una cosa che rimane veramente in superficie, come diceva Carmine giustamente. Perciò gli strumenti di pensiero oggi li inventate voi, quindi è anche un'epoca abbastanza difficile proprio per questo, perché avete degli strumenti che non esistono, non sono statici, ma sono della specie di fluidi, no? E poi fra 2 anni, fra 5 anni magari c'è un'invenzione nuova che vi permette di fare certe cose, quindi assai spesso l'immaginazione non sta dietro a questa evoluzione tecnologica, ma ne parleremo per esempio dell'idea di strumento oggi pomeriggio, proprio in relazione a questi problemi, perché abbiamo tanta tecnologia e tanta potenza anche nella sintesi, nel trattamento del suono, e però cosa se ne fa spesso è molto superficiale, d'accordo? Allora io vorrei solo che Davide dicesse due parole sulla differenza di atteggiamento di quando si usa uno strumento che propone degli oggetti già fatti come Ableton, oppure un atteggiamento in cui uno costruisce gli oggetti che usa dal punto di vista artistico, se puoi spiegare un po', diciamo, qual è la diversità su questa cosa, e poi dopo io vorrei fare un breve riassunto di quello che faremo in questi 2 giorni. Sì, beh, brevemente, per intenderci, se io ho un pianoforte comporrò per pianoforte e non avrò la libertà di comporre per uno strumento che non esiste. Quindi Ableton, soltanto visto che è stato citato, sì, no, lo cito perché immagino che sia una piattaforma che conoscete, no? Ableton, qualcuno, diciamo, di voi, diciamo, abbiamo chiesto una elettronica, diciamo, un po' più meno di ricerca, un po' più commerciale, è molto usato, è molto usato. Attenzione, faccio piccola parentesi, Ableton al suo interno c'ha Max for Live, che è una cosa che permette di inserire delle cose implementate, quindi degli strumenti nuovi, all'interno di Ableton. Attenzione che però un orecchio, non dico esperto, ma mediamente attento, riconosce le composizioni fatte con Ableton. Perché Ableton, esattamente come pianoforte, cioè chiunque di voi riconosce il suono di pianoforte. Noi che facciamo musica elettronica riconosciamo il suono di Ableton, cioè si sente, ci sono dei paradigmi interni alla composizione, alla fruizione del software da parte di chi lo usa, che appunto generano delle composizioni che sono Ableton oriented. Per esempio c'è il famoso come è fatto, e vi cito una cosa, faccio solo una parentesi, sì. Negli anni 80 c'erano la cosa più alla fine anni 80, inizi anni 90, il GRM, che è questo centro di ricerca che è nato in seno a Radio France e che si è chiamato in tanti modi, però diciamo il gruppo della musica concreta, fece a un certo punto una serie di plugin che si chiamavano i GRM Tools. Ecco, negli anni 90 quasi tutta la musica elettronica ha usato il GRM Tools. All'epoca era, perché era disponibile per la prima volta versione il VST, una collezione di trattamenti del suono che venivano caricati in Cubase, e per 10 anni nella musica elettronica di trattamento si sentivano i GRM Tools ovunque. Quindi questa cosa qui, che è stata una tecnologia anche datata, ha fatto il colore di certi anni, ma come 10-15 anni prima c'è stata la FM. Esatto, cioè, diciamo, questo è un fenomeno che nella tecnologia, ti interrompo, scusami. Sì, giustamente. Nella tecnologia si è verificato sempre, cioè spesso la tecnologia condiziona la creatività, nel senso che, cioè, in un certo senso sempre la tecnologia condiziona la creatività. Il problema è cercare di parlare con una lingua che trascende la tecnologia, perché se è vero che ci sono oggi delle opere artistiche musicali che hanno usato una certa strategia, per esempio una tecnica di creazione del suono che si chiama FM, che ha un certo suono, un certo sapore chiaramente riconoscibile, è vero però che i pezzi, la musica che è rimasta, che è sopravvissuta nel tempo, è quella che non si focalizzava sulle tecniche dell'FM, ma parlava di concetti diversi, parlava di concetti che trascendevano la tecnica, cioè arrivavano a presentare un'idea, d'accordo? Un'idea musicale. Allora, noi siamo un po' sempre in questo, come dire, in questo barcamenarci tra usare una tecnica o trasformare una tecnica, d'accordo? Questo è un po' un problema all'ordine del giorno. Come diceva Davide prima, il pianoforte è uno strumento che conoscete,
con le tecnologie di oggi è possibile costruirsi anche lo strumento. Lorenzo vi mostrerà proprio questo oggi, cioè vi farà vedere cosa vuol dire costruire uno strumento che non esiste, uno strumento virtuale. Lo faremo... Parliamo di nuova liuteria. Esatto, una forma di liuteria, diciamo, no? Lo faremo però previa un pochino di indagine di tipo tecnico, tecnologico, d'accordo? D'accordo. A questo punto, Carmine... Cominciamo. Il planning. Allora, vi faccio un brevissimo riassunto di quello che succederà in questi due giorni. Allora, Forse no. Dipende anche, diciamo, da... dal feedback che si prende. Esatto, cioè, non esitate a fermarci, interromperci o diciamo, dire da che parte stiamo andando, perché secondo me è anche interessante se voi anche ci aiutate a dare una direzione. Comunque, in generale, l'idea che abbiamo avuto è questa. Vorremmo parlarvi di due grandi temi, che sono due temi che permettono di costruire, diciamo, una tecnologia speciale, un po' particolare, perché è una tecnologia che si suona senza l'uso della tecnologia. Cioè, sembra un gioco di parole, ma è facile oggi suonare usando un iPad, diciamo, no? È più difficile suonare usando un tavolo. Noi vi mostreremo proprio questo, cioè noi vi mostreremo come non usando delle cose di tipo elettrico o elettronico si può fare si può usare la tecnologia da un punto di vista poetico. Quindi è una specie di inno alla fisicità, se vogliamo, d'accordo? Cioè noi partiamo dalla fisica e vogliamo creare una tipologia di suono che è fisica, cioè che ha una fisicità come quella di uno strumento. Io faccio sempre questo esempio, il tam tam, non so se conoscete questo strumento, una percussione di metallo, diciamo, che viene battuta con un battente e ha una caratteristica importante, ci mette del tempo a suonare, cioè lo percuotete, lui fa, ci mette, non so, 2 secondi a entrare in vibrazione e ci mette un bel 40-50 secondi a finire la sua vibrazione, cioè è resistente a quello che fate, cioè non reagisce subito, resiste. Se lo percuotete mentre lui è in vibrazione, ha uno stato diverso di origine, per cui ci mette un tempo diverso di reazione, d'accordo? Quindi ha una resistenza, non risponde quando volete voi, risponde quando vuole lui. Così è lo strumento. Il pianoforte funziona così. Il pianista studia anni per abituarsi alla risposta dello strumento. Sa che può fare delle cose perché lo strumento glielo consente. Allora, a noi piace una forma di tecnologia che fa questo, cioè che ha una sua fisicità e di conseguenza risponde nel modo che vuole. Per cui è l'esecutore che è obbligato a imparare a suonarla, d'accordo? Perché uno dei problemi chiave anche degli ultimi anni, secondo noi, è che quando c'è un problema tecnologico si cambia la tecnologia. Non è così, bisogna anche saperla usare la tecnologia, bisogna saperla manipolare dal punto di vista creativo, cioè saper fare, ottenere delle cose, e questo è training che l'utente, l'utilizzatore deve fare sulla tecnologia che ha sviluppato. Allora, diciamo, quindi questo è l'imprinting del corso. Certo. Tutta questa cosa poi è riapplicabile ai modelli di paradigmi di interazione con le macchine. Cioè, esattamente, faccio l'esempio dell'iPad. L'iPad ha cominciato con gli iPhone Apple a insegnarci che cos'è il touch, ok? E un po' alla volta ci ha portato a conoscere i suoi paradigmi. Noi abbiamo imparato i paradigmi dell'iPad, non per niente gli altri copiano. Perché ormai la gente ha imparato quel tipo di paradigma e quindi portarli da un'altra parte è molto faticoso. Ma è molto bello. Sì, ma infatti vi ritrovate. Ma è molto bello. Perché se noi riusciamo invece a inventare un paradigma, cioè se voi nel vostro lavoro riuscite a inventare un paradigma, che può essere strano all'inizio, ma è molto affascinante se poi la gente si rende conto che quel paradigma parla, cioè che dice qualche cosa e permette una interazione di tipo creativo, d'accordo? Infatti spesso ci si trova davanti al distributore di biglietti e si cerca di toccare lo schermo, non funziona, allora c'è un bottone, cioè diventa una memoria strumentale proprio come quella del pianoforte, della tastiera del computer o di qualsiasi altro oggetto meccanico con cui l'uomo ha a che fare, no? Allora, quindi diciamo, se questo è il tema, come lo decliniamo? Lo decliniamo spiegandovi due grandi cose, diciamo, due grandi soggetti. Uno è quello che si chiama sintesi per modelli fisici. La sintesi per modelli fisici ve la spieghiamo per un motivo, perché molti... non so cos'è, se non so... abitudine. Allora, perché parliamo di modelli fisici? Lo capiamo adesso che cos'è un modello fisico, ma è una di queste strade che proprio ci permette di fare una tecnologia che
ha la sua fisicità, d'accordo? Io uso questa parola, resistiva. Cosa vuol dire una tecnologia resistiva? Vuol dire una tecnologia che impone su di te il suo modello di interazione, d'accordo? Non riceve da te, ma impone su di te il modello di interazione. Per cui tu non puoi fare quello che vuoi, ma devi abituarti a fare quello che lo strumento fisico ti chiede. Voi suonate uno strumento, avete dovuto studiare per sapere come manipolarlo, questo strumento. Dopodiché lo fate diventare creativo, cioè sapete come usarlo. Quindi il modello fisico lo facciamo prima così, adesso stamattina ve ne parlo io un po' da un punto di vista teorico, con delle, diciamo, intromissioni generali di Lorenzo e di Davide. Dopodiché nel pomeriggio la implementeremo, cioè faremo un modello fisico che suona. Lo faremo con questa piattaforma di cui vi ho parlato, Max. Ancora una volta vi invito a non preoccuparvi se non seguite quello che succede nello sviluppo di questa tecnologia, ma cercate di seguire la linea generale di questa tecnologia. Però anche se perché non seguite tanto, ditecelo, cioè nel senso, sì, no, è chiaro. Se arriva a non essere compreso, cioè il dettaglio, magari c'è qualcosa che sfugge perché probabilmente non l'avete mai usato, però nel momento in cui c'è un concetto che non capite, cioè chiedete. Anche perché in due giorni, cioè diciamo, per parlare di modelli fisici ci vorrebbe un pochino di training di tante cose, altre tecnologie che stanno alla loro base, che però noi sorvoliamo alla grande, nel senso che io vi dico questo è una cosa, fa così, accettatela come un dato di fatto, diciamo, ok? Dopodiché, dopo che io ho implementato questo piccolo modello, lo passo a loro e loro vi faranno vedere delle cose. Lorenzo vi farà vedere un uso molto, diciamo, profondo dal punto di vista creativo e musicale di come lui, nella sua esperienza di compositore, di ricercatore, ha sviluppato, d'accordo? Quindi io do una specie di bootstrap di parte iniziale che poi lui vi farà vedere dove è arrivata nell'uso creativo, e ve la farà vedere non suonando l'iPad ma suonando delle cose speciali, diciamo, che poi vedremo che cosa dopo. Davide a sua volta vi farà vedere come controllare questa tecnologia con, diciamo, una cosa del corpo, con i gesti, diciamo, quindi con la gestualità, come si possono parametrizzare certi tipi di strumenti tecnologici. Questo è il primo grande tema, d'accordo? Quindi modelli fisici. Speriamo di riuscire ad arrivare a suonare delle cose, cioè, anzi, l'idea è proprio questa, cioè di suonare degli oggetti, d'accordo? L'altro grande tema che faremo verso, diciamo, dalla metà di domani, insomma, seconda parte di domani, è quello che viene chiamato sintesi granulare. Che cos'è? Anche questo è un paradigma molto interessante, diverso, che è nato non tantissimi anni fa, ed è usatissimo da un punto di vista anche commerciale nel cinema, in tanti tipi di effetti, diciamo. Vedrete, riconoscerete forse alcuni suoni che magari sono anche implementati in Ableton Live, e anche lì facciamo la stessa cosa. Vi parlerò della parte teorica, implemento la prima parte di questa cosa e poi la passo a loro, che vi mostrano come viene usata, diciamo, dal punto di vista creativo, interattivo, eccetera, con delle tecnologie interessanti. Effettivamente Davide è un esperto di uso della gestualità, di computer vision, per cui fa delle cose molto interessanti, al solito belle perché non usano la tecnologia, cioè la tecnologia è nascosta. Secondo me questo è un concetto importante, la tecnologia va nascosta, cioè, e qui mi introduco al tema. C'è un tema, esatto, posso, qui, prego. Anche io sono della scuola vidoliniana, scuola di Venezia. Vidolini è stato uno dei collaboratori di Nono, e Nono, a differenza di Stockhausen, se vogliamo prendere delle scuole contrapposte, nascondeva la tecnologia. Cioè, Alvise ha fatto una tesi sul remote controlling, cioè su come controllare l'elettronica che era tutta nascosta dietro a delle enormi tende, per non far vedere l'elettronica, per fare in modo che la magia del live electronics fosse, diciamo, magia del suono che si fonde con quello reale, okay? A differenza di Stockhausen, che metteva la tecnologia, sì, in mostra, e faceva questi grandi muri di tecnologia. Diciamo, anche famosa cosa, anche no, nel senso che, appunto, per esempio Stockhausen si metteva al centro della sala con un mixer, perché il più delle volte, anzi sempre, proiettava il suono nello spazio che era attorno agli ascoltatori, quindi ovviamente aveva bisogno di essere al centro per poter sentire lui, nello spazio più ideale possibile, quello che proiettava verso il pubblico. Per esempio l'IRCAM è tutto basato sullo stesso concetto di nascondere la tecnologia. L'IRCAM è noto per ciò che si chiama musica mista, per dirvi che cosa vuol dire. Vuol dire avere uno strumento acustico o una voce o un gruppo strumentale acustico, e che io acustico non vuol dire nulla, però diciamo meccanico, un violino è uno strumento meccanico per me, e il trattamento dal vivo di questi strumenti viene proiettato al pubblico. La tecnologia viene messa dietro, nascosta,
Altro è proprio invece dire il mio oggetto di lavoro è il computer o dei sensori, per cui io sto o in scena, un DJ è in scena sul tavolo con il suo computer, i suoi controllori lì davanti a voi, non la nasconde la tecnologia. Quindi questa idea della tecnologia da nascondere è un'idea un po' fra virgolette vecchia, nel senso che era questa cosa che veniva fatta in studio e poi proposta dal vivo, quindi in qualche modo non andava mostrato quello che era fatto in studio. Ci sono delle eccezioni a questa idea, per esempio il gruppo appunto della musica concreta all'inizio, quando proiettava nei primi concerti il suono dal vivo, capiva che mancava l'aspetto, cioè proiettava il suono dal vivo senza avere un interprete, perché erano tutti lavori fatti su nastro in studio. Capiva che ci furono una serie di flop perché appunto il pubblico non vedeva gli interpreti, quindi c'era questa crisi di non vedere nessuno e la gente non sapeva che cosa stesse facendo lì, era come stare a casa ad ascoltare la radio, non a caso queste cose sono nate in radio. Ma subito si rendono conto coloro della musica concreta, appunto dagli anni 40 in poi, i primi concerti degli anni 50, che c'era bisogno di avere un contributo dal vivo e quindi nacque la proiezione del suono, mettere il mixer al centro della sala, creare un aspetto, cioè mostrare qualche cosa della tecnologia. Esatto. Diciamo, questo è secondo me una specie di trade-off, a volte è interessante nascondere, a volte è interessante mostrare. Il problema è che in generale sono difficili, non dico fallimentari, ma dico difficili gli approcci in cui è la tecnologia il fine dell'esito poetico, cioè di fatto la tecnologia è un mezzo, d'accordo? Quindi noi dobbiamo sempre tenere chiaro in testa che quello che vogliamo proporre è un'idea poetica che viene realizzata con una tecnica, non il contrario, non è la tecnica fine a se stessa. Noi non vi facciamo vedere oggi una cosa che è d'avanguardia dal punto di vista della tecnologia perché siamo interessati a quella, ma perché siamo interessati a mostrare cosa poeticamente si può fare, cioè strumenti di pensiero in questo senso. Quindi torno a quello che dicevamo all'inizio, concentriamoci sul livello profondo di questa comunicazione, che è quello del pensiero artistico, non quello della tecnica. Sì, infatti poi la cosa che cito sempre sul pianoforte, tendenzialmente il pianoforte quando è nato era un mobile con delle corde dentro, non era necessariamente bello, così come i tower, i computer tower di qualche anno fa non erano necessariamente belli, a parte quando Apple ha cominciato a fare degli oggetti di design, giustamente. Oggi siamo tutti con il portatile, che è un oggetto che ormai è il primo elettrodomestico, no? Quindi non è necessariamente bello questo, ciò che mostro. Il pianoforte è stato raffinato, i clavicembali sono stati raffinati, però di fatto la tecnologia in qualche modo è sempre stata mostrata, d'accordo? Allora, adesso faccio un depistaggio, parlo d'altro, diciamo, facciamo un depistaggio. Vorrei arrivare a dire una cosa che è un mio punto di vista, e se loro non sono d'accordo lo diranno, diciamo, quindi evidentemente, e anche voi evidentemente, però mi piace darvi il mio punto di vista su quello che è un modo di vedere la realtà attraverso l'arte, per cui noi faccio ridere, è evidente. Allora, adesso vi parlo di questa cosa perché però non vedo. Adesso è uscita video. È stato toccato il proiettore prima. Adesso ha levato. Ecco. Prima funzionava. Non levare, però. Forse bisogna anche un po' ridurre le luci, credo. Ridurre? Eccolo, ok. Allora, vi vorrei parlare di due modi di vedere la realtà attraverso l'arte, che sono il modo mimetico e quello catartico. Adesso vediamo di cosa si tratta, perché prima di affondare, diciamo, nella fisica, vorrei fare una cosa un po' di tipo filosofico. Qualcuno di voi già ha sentito dire queste cose, vedo delle facce, diciamo, note, per cui... lo farò molto velocemente, diciamo, però mi piace proporre un tema di riflessione, così, un tema molto generale che è un depistaggio rispetto al tema centrale del corso. Allora, c'è un problema centrale nella cultura di oggi, che è quello dello scontro tra soggetto e oggetto. C'è Danilo che ride perché abbiamo già discusso di questo problema. Le armi sono fuori, se esatto. Volete. Allora, che cosa sono? Diciamo, soggetto e oggetto sono alla base della costruzione della cultura occidentale. È una dicotomia che non è così forte nella cultura orientale, ma nella cultura occidentale è molto presente. Che cosa significa? Allora, che cos'è il soggetto? Beh, è difficile definirlo, però ognuno di noi pensa a se stesso, diciamo, e
si fa un'idea di cosa può essere il soggetto, cioè è la propria entità, l'ente che conosce il mondo, cioè l'ente che conosce gli oggetti. Io sono un oggetto per voi, nel senso di altro rispetto al vostro soggetto. E ci sono delle caratteristiche, io adesso vi do delle caratteristiche di soggetto-oggetto velocissimamente. La prima è che evidentemente il soggetto è limitato, mentre l'oggetto è infinito. Se voi pensate a voi stessi, sapete che avete un limite fisico, una durata nel tempo, mentre l'universo è infinito. Gli oggetti sono superiori dal punto di vista della durata al soggetto. C'era una bellissima battuta di Menuhin, il violinista, che diceva, quando gli chiesero al maestro lei che violino ha, e lui rispose: no, io non ho il violino, è il violino che mi possiede, perché il violino era suo, ma prima era stato di un altro violinista e dopo sarà di un altro violinista, cioè l'oggetto che passa oltre la vita del soggetto. Quindi di fatto queste due cose sono in contrapposizione. Mentre il soggetto rappresenta la continuità della vita, l'oggetto rappresenta l'inevitabilità della fine, l'inevitabilità della morte. Cosa significa? Perché il soggetto è la continuità della vita? Bah, diciamo, voi mi avete visto qui mentre montavamo prima, poi siamo usciti e poi sono rientrato. Chi vi garantiva che io fossi esistente nel momento in cui non mi vedevate? Non ci sono, cioè la fisica dice che non è possibile determinarlo, cioè la fisica dice non è possibile sapere che io ero esistente quando voi non mi stavate conoscendo. Allora l'unico motivo per cui voi credete che io sia stato esistente è perché voi siete stati esistenti, quindi trasferite la vostra continuità su di me. Ok? Quindi il soggetto è la memoria della continuità della vita. D'altra parte l'oggetto è l'esempio della fine della vita, perché l'oggetto è l'altro, quello che rappresenta il limite, quello che sta dopo di me, l'altro. E di fatto ci sono due, diciamo, processi che realizzano questa dualità, questo scontro, che sono quello di mimesi e di catarsi. Vediamo di cosa si tratta. Allora, la mimesi, una definizione platonica, è la copia perfetta o l'arte dell'illusione, da cui la parola mimetica, quello che copia. Invece la catarsi, che cos'è? È una definizione aristotelica, è la purificazione interiore. Allora, questi due sono due modelli di interazione del soggetto e dell'oggetto, ok? Che sono alla base della creazione del pensiero artistico. Il primo, la mimesi, è quello che celebra la vita, cioè quindi è quello che celebra il soggetto ed è alla base del principio della commedia. Il secondo è quello che invece celebra la fine della vita, cioè l'inevitabilità della morte, ed è alla base del principio della tragedia, che si manifesta attraverso quello che veniva definito il terrore sacro. Attraverso il terrore ci si purifica e si riguadagna il punto di vista sulla realtà. La cosa interessante qua è questa, che la rappresentazione mimetica è quella che in un certo senso è più fedele alla realtà. La rappresentazione catartica, quella tragica, è quella che invece prende la realtà, l'oggetto, lo mette dentro il soggetto e lo ritira fuori, filtrato, interpretato, purificato, d'accordo? Questo è il principio chiave, lo purifica. Allora facciamo un esempio. Conoscete tutti, diciamo, questi due quadri, Picasso e Da Vinci. Allora la domanda è: che cos'è mimetico e che cos'è catartico, no? Perché uno dice, beh, evidentemente Da Vinci è più mimetico, nel senso che qui c'è una figura di donna, più, se si vede, non so se si vede, una figura di donna più o meno riconoscibile, diciamo, e di là c'è una figura di donna un po' meno riconoscibile, diciamo, no? Cioè, anzi, dice, guarda, tutta sbagliata, è rotta, come dice il tuo figlio, è rotta, diciamo. Cioè, effettivamente il naso è l'occhio è sbagliato, diciamo, no? Però qual è il senso di questa cosa? Beh, Picasso dice: secondo me la realtà non è fatta in tre dimensioni, secondo me la realtà ha una sola dimensione, io metto tutte e tre nella stessa. E ecco, e questa è la sua versione catartica della realtà, cioè lui la realtà la prende, la mette dentro il soggetto e la ritira fuori cambiata, purificata, d'accordo? Ora, Da Vinci fa la stessa cosa, in un periodo diverso. Quindi i simboli sono diversi. Quindi usa una tecnologia diversa, riflette di meno sulla tridimensionalità, riflette di più su altri parametri che aveva in quel momento. Ma anche quello di Leonardo era un punto di vista che stava tra mimesi e catarsi, cioè nel rapporto tra arte e tecnica c'è sempre questo bilancio tra quanto vuoi copiare e quanto vuoi trasfigurare la realtà. D'accordo? D'altra parte l'artista è inserito in un contesto. Voi sapete che ogni artista
soffre, fra virgolette, molto del contesto in cui si trova. Cioè un certo tipo di musica nasce solo perché l'artista si trova in un certo tipo di contesto culturale, sociale. Cioè c'è un'influenza molto stretta tra l'arte e la realtà. Sono una cosa che parla dell'altra. E tra l'altro una cosa che modifica l'altra a circolo, nel senso che se è vero che la realtà prende ispirazione, scusate, che l'arte prende ispirazione dalla realtà e quindi trasfigura la realtà, però è anche vero che la realtà poi attraverso l'arte si trasforma. Quindi questo circolo tra mimesi e catarsi è continuo ed è sempre esistito. Allora, noi come artisti abbiamo il dovere di riflettere su il nostro punto di vista, cioè noi troveremo un bilancio tra la mimesi e la catarsi quando facciamo un'opera d'arte. Quando facciamo un atto artistico stiamo capendo quanto tragico o quanto comico è quello che stiamo facendo. Sono dei principi di fondo che voi, diciamo, in un certo senso dovete porvi, delle domande che dovete porvi quando fate un atto artistico. Non sottovalutate mai questa cosa, cioè nel senso che adesso faccio una digressione, diciamo, un po'... Digredisci. Digredo. Possiamo digredire anche noi, però. Sapete, evidentemente oggi si parla della crisi, no? La crisi economica e va tutto male, non ci si riesce a fare niente, non c'è lavoro, non c'è... poi l'Italia in particolare, il sud dell'Italia ancora di più, ha dei problemi di varia natura per quanto riguarda il lavoro. Piove. E allora, piove tra l'altro. Noi pensavamo di arrivare a Bari, eravamo a Trieste ieri sera, c'era una bora allucinante. Allora... ma in effetti si dà, diciamo, la soluzione generalmente politica è quella di dare dominanza a delle cose importanti, d'accordo? Quindi si taglia l'investimento per la cultura, si taglia l'investimento per l'arte, aumentano delle cose, diciamo. Questo è giusto perché serve aiutare l'Italia, aiutare il paese in un certo modo, ma in un certo momento è anche sbagliato. Perché? Perché quello che è intimo nella sfera dell'essere umano è proprio questo, è proprio il pensiero artistico. Con l'arte si fanno le cose più intime dell'essere umano, le cose più profonde, quelle che hanno alla lunga un peso più alto. La differenza tra una società evoluta e una società meno evoluta non è l'economia, è la profondità di pensiero che c'è in una società. Quindi la società che ha una attenzione verso la riflessione artistica sulla realtà è una società che guarda avanti, guarda molto avanti, ma l'arte costa. L'arte è un costo, non si guadagna con l'arte, si spende e basta. Anzi, l'arte deve costare, perché l'artista deve essere libero di scegliere di non stare a delle regole, perché non deve essere pagato per quello che fa. E con questo possiamo scatenare tutte le ire del mondo. E vado avanti, ok? Quindi. Allora, però questo dualismo va in crisi circa 100 anni fa, all'inizio del XX secolo, una scoperta, o più scoperte contemporanee, mettono in crisi questo dualismo tra soggetto e oggetto. Allora, in fisica, nella meccanica quantistica, c'è la scoperta del principio di indeterminazione o del principio di Heisenberg, che dice che quando uno soggetto guarda un oggetto, in effetti lo modifica. Ve lo spiego semplicemente. Voi sapete che la meccanica quantistica è quella parte della fisica che guarda l'infinitamente piccolo. L'infinitamente piccolo è talmente piccolo che per guardarlo, quando lo illumino con qualcosa che è più grosso di quello che guardo. Cioè, per guardare un oggetto lo devo bombardare con dei fotoni della luce, ma i fotoni sono più grossi delle cose che guardo. Di conseguenza vanno a sbattere e spostano le cose che guardo. Per cui il principio di indeterminazione dice che io non posso conoscere la natura e la posizione contemporaneamente di qualche cosa. Quindi, in un certo senso, osservare modifica. Ma questo è grave, da un punto di vista concettuale. Vuol dire che voi, mentre mi osservate, mi cambiate. Cioè, non c'è più questa separazione che vi garantiva l'identità. Il soggetto sono io, definito, univoco, separato rispetto all'oggetto. No. La fisica dice, guarda, attenzione, nell'infinitamente piccolo non è così. Le due cose coincidono. Il soggetto e l'oggetto sono mescolate. Allora questo crea una crisi enorme. La psicanalisi, Freud, più o meno allo stesso periodo, dice, guarda, il soggetto non è neanche lui unito, univoco. Il soggetto è diviso in parti che parlano tra di loro, parti per cui una parte è oggetto dell'altro, per cui non c'è neanche unità nel soggetto. Quindi, diciamo, questo mette in crisi molto, evidentemente. È un grande cambiamento nell'arte. Esatto, non può non avere un riflesso enorme sul pensiero artistico che guarda la realtà, perché ormai questa indipendenza tra soggetto e oggetto va in crisi, vacilla.
Allora, dirò di più, diciamo, però anche qui mi assumo le responsabilità, diciamo, di quello che sto dicendo. Secondo me è una crisi talmente grossa che è all'origine delle guerre mondiali. Le guerre mondiali hanno delle, ovviamente delle motivazioni di tipo sociale ed economico, ma di fatto, se voi pensate che nel secolo scorso ci sono state ben due guerre mondiali, ben due, cioè le guerre mondiali non ci sono mai state, quando ci sono state ce ne sono state due nello stesso secolo. A distanza di pochi anni, lo chiamano il secolo breve, quello tra le due guerre mondiali. Perché? Perché evidentemente c'era una crisi del soggetto enorme, profondissima, più profonda dell'economia, più profonda del potere, ma una crisi di identità del soggetto. Allora, c'è un filosofo che si chiama Gunther Anders, che è molto interessante, che è il filosofo che tenne rapporti epistolari, tra l'altro, con i piloti che gettavano la bomba a Hiroshima e a Nagasaki. Lui sostiene questo, dice che l'uomo è antiquato. Perché? Perché nella Seconda Guerra Mondiale si è tirata la bomba senza sapere qual era l'effetto che avrebbe causato. Cioè la tecnologia è stata usata senza conoscerne la ragione, senza conoscerne l'entità. Il che significa che l'uomo è rimasto indietro rispetto alla sua tecnologia, ha avuto il coraggio di usarla senza sapere cosa avrebbe fatto. Di fatto poteva esplodere l'universo quando tiravano la bomba, nessuno lo sapeva. Gli esperimenti che avevano fatto nel progetto Manhattan erano degli esperimenti preliminari, non erano degli esperimenti definitivi su questa cosa. Ma nonostante questo si è avuto il coraggio di farlo, di gettarlo. Allora lui dice, l'uomo è rimasto dietro alla tecnologia, cioè l'oggetto si è mangiato il soggetto. Dal mio punto di vista, la realtà è diventata così violenta dopo questa cosa, dopo questo gesto di tecnologia che vince sul soggetto, che è impossibile oggi parlare con l'arte del mondo, della realtà, senza fare catarsi. È impossibile oggi, cioè pensate un attimo agli artisti di oggi contemporanei, quanti sono mimetici, cioè quanto, in quanti artisti prevale la componente mimetica rispetto alla realtà. Sono pochi, pochissimi, perché in effetti è difficile parlare della realtà senza purificarla, perché la realtà è diventata violenta. Avete visto 2001 Odissea nello spazio, il film di Kubrick, no? C'è la scena stupenda iniziale del film dove i due gruppi di scimmie combattono. Uno dei due prende un osso e uccide un'altra scimmia e vince. La scena successiva è che questo osso viene lanciato, comincia a ruotare e si vede che il crossfade diventa l'astronave. Quello è il simbolo della tecnologia come simbolo del male, della violenza. No? La tecnologia usata, esatto, per guadagnare potere e per sconfiggere il soggetto, che poi diventa l'astronave, d'accordo? È simbolico questa cosa, ma è molto, fa riflettere molto, cioè la paura dello scontro tra soggetto e oggetto che viene vinto attraverso la tecnologia è un problema importante. Oggi si sublima attraverso la tecnologia. Voi avete un problema con la fidanzata, andate a comprare un iPhone, cioè accade questa cosa. Oggi io sto male, sublimo il mio male nella tecnologia, d'accordo? E vale anche il fatto che se lasciate l'iPhone a casa è come se vi avesse lasciato la fidanzata. Però... oppure vi lascia. E chi ha l'iPhone e l'iPad e il computer? No, ma guarda qua, vero, stamattina siamo questa cosa. Esempio qui, lampante, che non sto dicendo la verità. Un'altra conseguenza poi più recente che è stata permessa dalla tecnologia, diciamo, biologica, è quello di poter modificare il patrimonio genetico dello stesso uomo. Adesso c'è una grandissima questione, quindi anche lì il discorso che è fra oggetto e soggetto. Siamo la prima specie, chissà, di cui siamo animale, a conoscenza. No, la specie tecnologica definita. In realtà, se voi, non so chi di voi ha sentito parlare, ci sono degli scienziati che cercano forme di vita nell'universo Aliene. Possibili, e ne abbiamo una qui oggi, atterrato. E, in realtà fanno la distinzione fra le specie tecnologiche, che sono delle specie che hanno il pollice, nel senso che sono delle specie che riescono a manipolare da sole. E qui non sappiamo, però ci sono persone che analizzano questa cosa come la presenza del pollice fa sì che si riesca a manipolare qualche cosa. Quindi c'è proprio la differenza fra i primati è questa: chi riesce a manipolare, prendere e produrre oggetti e chi no. Quindi l'evoluzione della specie è stata accelerata da questo tipo di cosa, che è anche banale se volete, e siamo una specie oggi che è in grado, sarebbe in grado di manipolare comunque il patrimonio genetico proprio. Ora ci sono una serie di questioni ovviamente etiche, morali, cioè c'è un grandissimo dibattito, però di fatto questo è come la bomba atomica, perché volendo l'uomo, se conoscesse le cose che ancora non conosce,
potrebbe modificare se stesso e evolversi, scegliere scientemente la propria evoluzione modificando delle cose. Questo è come la bomba atomica, cioè il soggetto che modifica se stesso dal punto di vista delle sue componenti, delle sue Lego, dei suoi mattoncini. Quindi ovviamente non sappiamo questa cosa dove potrebbe portare. Però vi rendete conto che questo esiste, cioè è evidentemente una cosa in cui, per cui un artista non può non riflettere su questo problema. Cioè, allora è chiaro che voi trovate appunto artisti con una fortissima individualità, per cui è questo che, per esempio, magari avremo modo di parlarne proprio esteticamente più tardi. Oggi il fatto di ascoltare musiche di un altrove o arti di un altrove fa sì che o lo liquidiamo con razzismo, o non lo capisco, o lo metto, lo relego in una scatolina che non voglio capire, come molte delle paure ataviche dell'uomo, no? Che chiude bene nel proprio inconscio le paure, salvo poi uscire nei sogni, oppure cerco di avere un contatto con. Allora, il contatto può essere di comprensione o di raccogliere. C'è una parola francese che si chiama saisir, saisir, che vuol dire cogliere, comprendere, sentire, quello che anche gli inglesi chiamano l'insight. Sono concetti, noi non abbiamo un'unica parola, però di fatto se voi vi trovate domani davanti a un'opera d'arte contemporanea, oppure un documento antico giapponese o azteco, oppure un workshop con tre marziani che parlano, due e mezzo, grazie per il mezzo. Il problema è questo, cioè noi siamo in rapporto con un altro che non parla necessariamente né il nostro linguaggio né i nostri codici, ma Leonardo anche non parla i nostri codici, perché se qualcuno vedesse oggi siamo abituati a Mona Lisa, però se vedeste una serie di ritratti di quell'epoca, sono fatti tutti con codici simili. Vi si dice Leonardo è un genio, quello è un capolavoro, e il ritratto di un altro minore non è un capolavoro. Vi assicuro che se voi vi mettete lì davanti, fate fatica a capire perché quello è un genio e l'altro no, sono lavori ben fatti. Cos'è che cambia rispetto ai codici? Sono codici che non conosciamo noi stessi, che e fanno parte della nostra cultura passata, ma oggi sono diversi. Allora, la grande metafora dell'arte contemporanea, chiamiamola così, è che voi vi troverete davanti a un altro, che siete voi perché lo leggete voi, però dovete trovare un modo per rapportarvi con quest'altro, che può essere l'opera d'arte, un arabo, un'altra cultura, un altro animale, e quindi c'è questo contatto che deve essere stabilito, per cui per forza vi dovete porre delle domande, come coglierlo questo incontro. E quindi c'è una grandissima metafora di saper ascoltare le proposte di ogni soggetto. Questa è una cosa che è esplosiva, perché bisogna, cioè nel rispetto di quello che vi viene posto davanti, dovete fare una scelta, perché da un lato c'è questo soggetto, lo rispetto, non tocco, divento acritico. Se voi domani foste davanti a uno spettacolo, no, non capite la lingua, il canto, che tipo di musica è, però ci sono 2000 anni o 1000 anni di tradizione di questo teatro. Cosa fate? Chiamano apposta. Allora, tutto è a posto, non tocco nulla, perché un'alternativa è lo scetticismo. Devo rispettarlo, non dico nulla. Oppure entro dentro, non capisco niente, cosa faccio? Ecco, questo è uno dei problemi di come dovete... In un certo senso questo è il rapporto tra mimesi e catarsi, cioè quanto apprendete e copiate di questo linguaggio, o quanto prendete e filtrate di questo linguaggio e lo trasformate in altro. Ed è la stessa cosa che fate quando create, perché di fatto voi non sapete con cosa siete a contatto quando create, cioè l'idea, la famosa idea che viene da dove, questo bisogno di questo dove, viene da dentro, viene da fuori, viene da... Essendo noi una serie di ricettori, traduciamo qualche cosa che è immanente fuori e dentro, però in qualche modo siete in contatto con una realtà di cui non potete gestire esattamente i meccanismi. Non è semplicemente spostare delle Lego, perché sennò tutti quanti avremmo trovato il segreto della creatività e saremmo tutti grandi artisti o grandi creatori, d'accordo? Quindi questo problema bisogna un attimo affrontarlo. Allora, diciamo, mi aggancio per andare avanti con quello che diceva Lorenzo. Immagino che voi abbiate una cultura musicale. Comunque, prima abbiamo parlato di Stockhausen, di Nono. Sono nomi che avete sentito o non avete mai sentito? Cioè, Sergio Endrigo lo conoscete. Dateci un feedback. Però immagino che Beethoven lo conosciate. Non personalmente. No. Chi non ha mai sentito parlare di Beethoven? Nessuno. Bene. Chi non ha mai sentito parlare di Diabelli? Beh, già qualcuno. Allora, vi racconto questo aneddoto, perché lui diceva: come mai Leonardo è un genio e gli altri bravissimi no? Cerco di darvi la mia interpretazione di questa domanda. Infatti metterò in crisi su questa cosa. Va bene. Grazie. Allora, chi sono Beethoven e Diabelli? Due compositori circa coevi, d'accordo, bravissimi entrambi,
Pagliei e Cella di oggi, insomma. Poi ci chiederemo chi fa Beethoven e chi fa Diabelli nella cosa, diciamo. Ma in effetti Diabelli era molto molto noto in vita, quasi più di Beethoven. Ma oggi, come avete provato voi stessi, molti, tutti sanno chi è Beethoven, quasi pochi sanno chi è Diabelli. Perché? Uno si può dire, perché Beethoven era più bravo, cioè disegnava le donne meglio degli altri, cioè come Leonardo era più bravo a disegnare, quindi scriveva sinfonie, non fare battute, ti prego, cioè siamo non se... scriveva sinfonie meglio da un punto di vista tecnico, no? Può darsi, allora, diciamo che Diabelli era meno bravo tecnicamente di Beethoven. Andiamo per questa linea. Allora, vi spiego cosa succede. Diabelli diventa famoso per un pezzo per pianoforte che sono delle variazioni sul suo tema. Lui ha inventato un tema e si fa queste variazioni. Bellissimo, suonato, molto famoso. Poi a un certo punto Beethoven prende il tema di Diabelli e ci fa delle variazioni, le famose variazioni Diabelli di Beethoven. Un remix, diciamo, no? Esattamente. Allora, oggi molti conoscono le variazioni Diabelli di Beethoven, pochi conoscono le variazioni Diabelli di Diabelli. Belli. D'accordo? Motivo. In una delle variazioni di Beethoven, a un certo punto c'è una sequenza di note speciale, che è la sequenza BACH, che in tedesco sono le note sul nome di Bach. Bach, lo conoscete, immagino, è forse unanimamente il compositore più famoso della storia della musica. Allora dici, ma che c'entra che Beethoven mette questa cosa nelle variazioni di Diabelli? Non ha senso, diciamo, no? Poi, in effetti, guardi bene e ti rendi conto che nel tema di Diabelli, a un certo punto alla sinistra, c'era BACH, c'erano le note BACH. Ma Diabelli non l'ha usato questo fatto, diciamo, non l'ha tirato fuori. Allora, dice, vabbè, è uguale, se ne trascura, chi se ne frega, che c'è. Beh, però, attenzione, perché il tema BACH è stato usato da BACH, cioè da Johann Sebastian Bach, nell'ultima fuga che ha scritto, nella quale è morto prima di finirla. Cioè, il compositore più importante della storia della musica scrive la fuga apoteosi della sua produzione, muore nel momento in cui la scrive, e la scrive sulle sue lettere del nome. Non lo ridico? Cioè, questo è un simbolo come un colpo di campana in teatro, d'accordo? Quello Beethoven non ha scritto sulle sue lettere. Non lo fa. Allora, diciamo, quindi è un simbolo così grosso che Diabelli non si accorge di averlo nel tema, mentre Beethoven lo vede e lo usa. Allora la differenza non è nella tecnica, la differenza non è il fatto che Diabelli era meno bravo a fare le modulazioni di Beethoven, ma il fatto che Beethoven aveva una profondità di pensiero più alta, vedeva le cose meglio di Diabelli. Quindi quello che passa non è la tecnologia, è il pensiero. Questo è il concetto chiave. Qui si può dico solo una cosa, perché per esempio io stesso uso tantissimo la tecnologia, siamo qui non con un pianoforte ma con che è tecnologico, non con una voce ma con una spalmata di computer, e lavoro all'IRCAM, che è uno dei posti che è stato per 30 anni uno dei centri all'avanguardia. Ora si può discutere se è ancora all'avanguardia o no, però spesso e questo vi troverete anche voi a scontrarvi con questo tema, ma sempre, perché se state qui, siete interessati a queste cose qui, spesso si dice adesso io vi faccio sentire un suono bellissimo, nuovissimo, ed è figo perché lo faccio con Ableton, oppure perché c'ha questa qualità sonora, eccetera eccetera. Ora, con quel suono potete fare le stelle e un escremento, diciamo così. Cioè, il discorso è che cosa ne fai, perché è lo spessore di quello che fate con quello strumento che fa la vostra musica o la vostra idea. Se no sarebbe la stessa cosa. L'esempio che cito sempre è questo, che come se Beethoven, che non aveva il nostro pianoforte all'inizio della sua carriera, e piano piano ha avuto un pianoforte che era un po' simile a quello della nostra, diciamo, che conosciamo oggi, che non aveva tutta questa risonanza pianoforte della sua epoca, sarebbe come se lui ci dicesse la mia sonata opera 106 è bella perché è scritta con quel pianoforte lì. Allorché non è così, perché fra 200 anni magari il pianoforte non c'è, probabilmente sì, perché ormai abbiamo cristallizzato certi strumenti della nostra cultura, e faremo anche il discorso, spero, se ce la faremo, della cristallizzazione della cultura, di quello che è repertorio, di quello che è creatività, perché noi siamo in un'epoca in cui la creatività è schiacciata per molto, cioè molta cultura vuol dire accumulo di quello che sappiamo nel passato, prima non era così, non era in questi termini, cioè siamo veramente schiacciati come proporzione.
E quindi non dobbiamo dire questo suono, questa musica è figa, è bella perché è fatta con questa tecnologia recente. All'IRCAM spesso è così, perché è un posto di ricerca dove è chiaro che sono tutti spostati sulla... facciamo anche un milione di sbagli, perché magari ci sono cinque cose che poi funzionano. Io stesso ho passato 5 anni a fare una ricerca su determinate cose, le tecnologie sono cambiate, alcune cose si sono rivelate dei binari morti, parleremo del riconoscimento del gesto, sicuramente fra 10 anni troveremo delle soluzioni, però se vi basate solo su quello, la cosa non va lontano. E poi magari sarebbe carino leggere, forse domani, se abbiamo tempo, alcune frasi di Varese, Edgar Varese, che è stato un compositore francese di origine italiana che si è trasferito in America, quindi aveva le origini un po' confuse, che fu uno che bruciò tutto ciò che aveva scritto in Europa prima di andare in America. Ed è stato un compositore che promulgava l'avvento di nuovi strumenti che non ha mai avuto nel corso di tutta la sua carriera. È andato a battere le porte in America a Hollywood, a Rockefeller, ha parlato con gli psicoacustici dell'epoca, poi parleremo di questa cosa qua, cioè era all'avanguardia per il pensiero ma non aveva i mezzi, è successo, non aveva i mezzi elettronici per fare la musica di cui voleva, che sognava. Ora Varese è stato impedito di fare la sua musica? In realtà no, perché ha usato comunque l'orchestra, era un precursore, per cui purtroppo è arrivato in anticipo coi tempi, però ha comunque fatto la sua musica, limitandola come ha limitato la sua musica Beethoven. Beethoven, per esempio, per chi non lo sa, all'inizio dell'Ottocento non aveva gli strumenti in ottone, vi dico proprio, vi cito delle cose stupide tecnologiche di basso livello, gli strumenti di ottone di Beethoven non suonavano tutta la scala cromatica. Se Beethoven avesse ascoltato la musica di fine Ottocento, in cui sono nati alcuni sistemi per piegare le leghe in metallo e alcuni sistemi meccanici per ottenere tutta la scala cromatica, avrebbe detto... wow, va di moda nella fine dell'Ottocento la scala cromatica con gli ottoni, ma lui lottava nell'orchestrazione perché le trombe, i corni, proprio i tromboni facevano solo la serie delle armoniche. Alcune e dopo lui vi spiega cos'è. Esatto, e quindi vedete che la tecnologia, vi scontrate con qualcosa che vi sembra stramoderno e stra all'avanguardia, poi in realtà quando andate a fare una musica, quello che la nostra esperienza che vi portiamo è quella, vedete che è la cosa che magari sembra chissà cosa, uno è difficile da usare, devi trovare un paradigma, due, che musica fai, cosa ne fai come atto artistico. Però posso aggiungere una cosa, Beethoven aveva il problema tecnico, ma questa non è una limitazione poetica. Cioè, il pensiero di Beethoven è limitato tecnicamente, ma non poeticamente. Cioè, lui ha detto quello che voleva dire con le cose che aveva in mano, d'accordo? E questa è la grandezza. Cioè, la grandezza è quando tu riesci a dire le cose nella completezza, senza essere legato o limitato da una particolare tecnologia. Oh, oggi è un momento, noi abbiamo vissuto il momento di questo passaggio, in cui non c'è più molto limite nella disponibilità tecnologica. Cioè, voi aprite un computer, avete dei mezzi che 20 anni fa o 15 anni fa, quando noi cominciavamo a fare la musica elettronica, non c'erano. Per cui noi ci siamo scontrati con dei limiti, e perciò vi portiamo anche questa esperienza, in cui voi avevate una linea di ritardo, probabilmente, se sapete di cosa parlo, con 2 secondi massimi di delay e forse stereo, forse. Per il live, sì, ok. Se no erano robe da 45 quindi minuti ad aspettare. Tu devi fare un brano con questa cosa qui, che è una fortissima limitazione, e che cosa fa la fantasia? Deve galoppare. Oggi, è semplicemente un dato di fatto, non è che è male o bene, però oggi se voi non riuscite a realizzare una cosa con quella linea di ritardo limitata, prendete un altro strumento, potete aggiungere, cioè potete essere orchestrali, polifonici, però questo è un rischio di non approfondimento, cioè rischiate, si può rischiare di, con la grande distinguibilità, non approfondire. È quello che dicevamo, che dicevo stamattina quando parlavo di tecnologia resistiva, cioè nel caso in cui la tecnologia ha una resistenza invalicabile, siete voi obbligatoriamente a dover trovare il modo di usarla, d'accordo? Cioè, se studiate pianoforte in conservatorio, il pianoforte è quello, non è che io ho bisogno di un pianoforte che abbia 2 manuali, 2 tastiere, no, il pianoforte ne ha una, d'accordo? Quindi... Ne parleremo anche oggi pomeriggio, perché diciamo, c'è da un lato la tecnologia che si sviluppa e dall'altro c'è un'esplorazione di questi strumenti cristallizzati che è ancora viva. Noi stiamo scoprendo dei colpi d'arco, per esempio dei violini, delle tecniche, degli strumenti a fiato, che semplicemente non cambiando gli strumenti stiamo ancora sfruttando. Ma questo stiamo ancora cambia scoprendo. Anche lo strumento, esatto. Cioè una tecnica speciale cambia lo strumento nel tempo, quindi c'è ancora una volta una specie di trade-off tra le cose, cioè tra il fatto di usare quello che c'è o trasformare quello che c'è, è sempre così. Allora io però concluderei un attimo questa panoramica teorica dicendo un paio di cose, poi vorrei passare la parola a te Davide, se d'accordo vorrei che ci facessi una specie di panoramica
su che cos'è il suono da un punto di vista fisico, perché ci serve questa informazione per poi parlare di quello che ho detto prima, cioè dei modelli fisici. Allora, diciamo, che cosa produce la crisi di cui parlavamo prima, la crisi tra soggetto e oggetto? Produce uno spostamento nell'attenzione dall'oggetto alla percezione dell'oggetto. Voi guardate un attimo i due quadri, diciamo, di Leonardo e di Picasso. Allora, qui è evidente che c'è più attenzione sull'oggetto, cioè la Mona Lisa è una rappresentazione più o meno mimetica di una donna, d'accordo? Mentre nell'altro è più interessante la percezione di questa donna, cioè Picasso mette più attenzione su come lui vede questa cosa, non tanto su come è fatta, d'accordo? Allora c'è un paradigma, uno spostamento dall'oggetto alla percezione dell'oggetto, e si crea un paradigma nuovo che si chiama paradigma dell'appartenenza, non del dominio. Cioè l'opera d'arte comincia a diventare un'esperienza di appartenenza, non di dominio. Cioè tu sei parte dell'opera d'arte, appartieni all'opera d'arte, perché è la tua percezione l'oggetto dell'opera d'arte, non è più l'oggetto in sé che ti domina, d'accordo? Facciamo un esempio musicale. Wagner, diciamo, voi conoscete tutti Wagner, forse, no? Cioè, lui, Wagner ha inventato delle cose importanti, ha inventato il fatto che l'orchestra andava nascosta nella buca nel Golfo Mistico, ha inventato che si doveva usare la luce spenta durante la recita, durante la performance. Sì, forse questo va detto perché magari non lo sanno, cioè quando si andava all'opera all'epoca si andava per passare il pomeriggio sostanzialmente alla giornata, e quindi le luci nel teatro all'italiana, che è fatto proprio perché tutti i palchi possono vedere non solo lo spettacolo ma anche gli stessi palchi, era accesa. La luce era accesa perché tutti... Ah, guarda la contessa di Von Kulhoff che guarda l'altro conte di Treppaleppa. Cioè, lo spettacolo era di là, sulla scena e non sulla scena. E Cacciari, a questo proposito, parla di arte del vedere. Cioè, si andava lì per vedere gli altri. Ma Wagner inventa la colonna sonora, diciamo. Allora, così. Allora, lui diciamo, cambia la cosa e dice, no, tu vai lì perché devi subire la mia opera, cioè devi essere dominato dalla mia opera. La mia opera ti purificherà. Anche vederla. Tra l'altro, sì, perché durano poi settimane le opere. Tra l'altro, lui, un'altra cosa interessante è che non voleva l'applauso alla fine. Cioè, nelle opere di Wagner non si doveva applaudire, perché era proprio un'opera di come andare alle terme, diciamo. Cioè, vado lì, mi faccio la catarsi e me ne vado. Vado alle terme, applaudo. Esatto. Allora, comunque, diciamo, invece cosa succede? Questa grande crisi tra oggetto e soggetto sposta l'attenzione alla percezione e crea un'arte di appartenenza. Guardate questo esempio. Questo esempio è un esempio di Irwin, che è uno scultore americano diciamo, fa una cosa interessante. Vedete, questa è una scultura, non è un'opera d'arte sua, dove voi vedete un oggetto in fondo alla stanza, diciamo, cioè c'è una Mona Lisa da guardare, diciamo. No, che cosa vede? Che cos'è? La rappresentazione di cosa? È la rappresentazione del vostro modo di vedere questa stanza, cioè voi vedete la prospettiva di questa stanza, di fatto. Tra l'altro c'è un trucco, questi non sono parallelepipedi ma sono trapezi, cioè non sono rettangoli ma sono trapezi, cioè esagera il senso di prospettiva. Cosa dipinge? Dipinge il fatto che voi cerca di farvi fare attenzione al modo in cui vedete questa stanza. Quindi se voi non siete lì, la scultura non esiste, perché la scultura è il vostro modo di vederla. Quindi appartenete alla scultura. Ora, oggi è importante che un artista rifletta sempre sulla contestualizzazione della sua opera. L'opera astratta è un problema da gestire, cioè nel senso che quando voi fate un lavoro artistico lo fate per un motivo che ha un contesto nel tempo e nello spazio, e bisogna stare attenti a questa cosa, cioè non è una cosa da tralasciare, da trascurare. Quest'opera è un esempio interessante. Quest'opera non ha senso se la sposto, cioè in questo caso il luogo è importante, perché il luogo aiuta, rinforza il senso della prospettiva, cioè rinforza il vostro modo di vedere questo luogo. Va bene, diciamo, forse qui possiamo saltare. No, però diciamo faccio la prossima volta che lo fai lo segno che lo puoi saltare. Allora, però vorrei fare un attimo, visto che qui parliamo di musica, diciamo, vorrei parlarvi di un esempio. Siccome abbiamo detto che l'opera d'arte vive in un luogo, così la musica vive in un luogo. La musica esiste perché c'è uno spazio. Se non c'è lo spazio, non c'è la musica, ok? Ma oggi difficilmente un compositore scrive pensando al luogo in cui il suo pezzo deve essere suonato. Male, sbagliato. Esistono esempi storici importanti per cui la musica è caratterizzata dal luogo. Esempio:
il canto gregoriano va fatto in chiesa, il canto gregoriano va fatto in un luogo con un riverbero lungo e il canto gregoriano è lento. Cioè non ci sono delle cose molto articolate, perché? Perché non si capiscono. Il luogo condiziona la scrittura. L'opera classica va fatta nel teatro, dove i cantanti stanno sopra l'orchestra, hanno un ruolo di dominanza rispetto all'orchestra. Questo caratterizza la scrittura della parte vocale. La musica da camera è fatta per luoghi piccoli. Se voi andate alla Scala a vedere un quartetto d'archi, è un po' snaturante, come esempio. Io abito a Madrid adesso, vengo da un concerto di una bravissima artista che si chiama Madeleine Perù, una jazzista, che suonava con un trio acustico al Teatro Nazionale di Madrid. Il Teatro Nazionale è immenso. Io ero, cioè, non so, a 600 metri, diciamo, credo, da lei, la vedevo una robina lì così, ma sentivo un suono come se ce l'avessi qui. Questa è un'esperienza di schizofonia, cioè di distacco tra luogo e suono, d'accordo? Ed è un'esperienza a cui siamo soggetti tutti i giorni. Io con l'iPad, con l'iPod, mi metto lì, ascolto la Quinta Sinfonia di Beethoven in metropolitana, sì, pianissimo. Quello è ormai il primo luogo d'ascolto, esatto, che ti dicono i teorici adesso. Arrivavo proprio lì. Allora, noi oggi purtroppo siamo abituati... Perché facciamo questo errore? Perché siamo abituati che il 90% dell'ascolto che facciamo è schizofonico, è sbagliato. Il tuo purtroppo è generazionale, eh? No, se facciamo la statistica, quanta lo previse già Stravinsky quando, insomma, parlava della riproduzione meccanica, no? Cioè, ormai noi, diciamo, credo la maggior parte della musica che ascoltiamo è riprodotta, non è prodotta lì. Quindi il nuovo luogo è una disponibilità che abbiamo. L'elettricità, no? Ha cambiato tantissimo la percezione delle cose. Cioè, Beethoven doveva sentire un pezzo di un coevo, andava con la carrozza in un posto dove c'era quella resistenza. Noi adesso vogliamo sentire un pezzo di Beethoven, andiamo su YouTube e lo ascoltiamo. Infatti, e tra l'altro all'epoca, infatti, i compositori, se andate a vedere, a leggere le lettere, si invitavano alle prove generali, perché ovviamente la prima volta che voi sentite un'opera avete un'impressione che è magari legata moltissimo a ciò che vedete. Per questo c'è poi si parla di... Solo per dire che di fatto oggi siamo un po' abituati, abbiamo un ascolto un po' fallace, perché siamo abituati che la percentuale maggiore del vostro ascolto è sbagliata. Cioè, se io faccio su di me, dico, secondo me il 90-95% di quello che ascolto non è nel luogo in cui lo ascolto, ma è nell'iPad. Però nel computer, siamo ormai abituati a questa dissociazione, lo stesso effetto dei primi spettatori del cinema che hanno avuto paura del treno, che... O chi di voi ha visto dei film 3D, la prima volta che avete visto un proiettile arrivarvi, sicuramente vi siete scansati, è la stessa cosa, dopodiché ci si abitua. Però ci sono dei compositori che invece, o degli artisti che dicono, no, io non voglio questa cosa, voglio scrivere una musica per un luogo, che non si può trasportare. Esempio, questa compositrice brasiliana, Paulina Oliveros, che scrive la musica per le cisterne. Le cisterne nel Sud America di acqua abbandonata sono enormi e sono tutte di ferro e hanno un riverbero di una quarantina di secondi. Cioè io faccio così e una quarantina di secondi dopo ancora sento questa cosa qui. Ora, quando tu scrivi un pezzo per un luogo che ha uno spazio con un riverbero di 40 secondi, non puoi non fare in modo che questa cosa sia scritta nel pezzo. Non solo, non posso suonarlo qui un pezzo dell'Oliveros, perché qui non ha senso, non c'è questa cosa, quindi quello lo rende specifico per un posto. Quella è una musica intrasportabile, non è certo nell'hit parade di iTunes, però diciamo è interessante dal punto di vista concettuale. Lei fonda il concetto di deep listening, ascolto profondo, cioè per cui noi non ascoltiamo solo il segnale audio che ci arriva, ma ascoltiamo anche il luogo in cui ci troviamo, cioè un'esperienza integrale quella dell'ascolto. Allora, la domanda che faccio, che giro ai miei amici, è: qual è il luogo per la musica che è fatta solo con l'elettricità? La musica elettronica, che non ha l'esecutore, ma ha solo l'aspetto di riproducibilità. Vado, non rispondiamo. Esatto, dopo diciamo... No. Allora, io vi vorrei fare un esempio, diciamo, ho tempo ancora, Davide, cosa faccio? Vado, sì, 5 minuti, guarda, allora... proporrei anche alcune pause. Sì, adesso poi facciamo una piccola pausetta. Facciamo mezzogiorno, pausetta. No, allora finisco fino a mezzogiorno, facciamo una pausetta e così. Poi. Allora, io vorrei, siccome pare qui che lo spazio sia un personaggio principale per il suono, evidentemente noi facciamo suono, ma lo facciamo in uno spazio, non dimenticatelo mai. Non lo facciamo nelle cuffie, lo facciamo per uno spazio. Questo è importantissimo. Allora io poi. Vi propongo una topologia, cioè una definizione degli spazi del suono. Ne propongo tre: quello che è lo spazio interno, quello che è lo spazio esterno e quello che è lo spazio proiettivo. Vediamo che cosa sono. Allora, lo affrontiamo un po' così sommariamente, però lo spazio interno è il timbro, cioè è lo spazio che esiste nelle componenti di un suono. Sapete, vedrete che un suono è fatto da varie
parti, da varie componenti, queste hanno una loro geometria, un loro spazio che caratterizzano il timbro. Quindi lo spazio interno è il timbro. Lo spazio esterno invece è il rapporto tra vari suoni, quindi è una, in un certo senso la forma di, un, di un'opera musicale. Un suono parla ad un altro e hanno un rapporto gerarchico, dialettico tra di loro. Poi c'è lo spazio proiettivo, che è lo spazio in cui tutto questo viene suonato, eseguito, la cisterna della, della Paulino Oliveros. Ora, succede che nella storia della musica i compositori hanno trovato un equilibrio nella loro produzione tra questi spazi. Per esempio ci sono compositori che stanno più nello spazio interno, cioè più nel timbro, compositori che stanno più nello spazio esterno, più nella forma. Per esempio, e questa cosa è accaduta sempre a vari livelli, ad esempio, storicamente, quindi io do questa definizione, compositori che scrivono nel suono, compositori che scrivono coi suoni. Un esempio è Beethoven e Mozart. Mozart erano due esempi quasi coevi, diciamo, di compositori in cui Mozart era principalmente un compositore coi suoni, usava le note, Beethoven scriveva nei suoni. Ci sono esempi straordinari, c'è l'inizio della nona sinfonia dove non ci sono le note, c'è un timbro, c'è un suono continuo unico, d'accordo? È il primo esempio di musica di drone fatto, diciamo, sì, è pittorico, infatti. Se, poi magari appunto quando parliamo di queste cose poi magari le ascoltiamo, no, infatti, è molto importante. Adesso se volete possiamo fare un piccolo esempio. Comunque questa cosa si prende coscienza fino a che oggi arrivano compositori che forse non conoscete, però due compositori importantissimi, diciamo, di, più o meno di adesso, che sono Boulez e Griset. Boulez è ancora vivo, Griset purtroppo è morto, ma sono due compositori dell'area francese che hanno lavorato entrambi all'IRCAM. Boulez è il fondatore dell'IRCAM. Boulez era l'esempio classico, è stato l'esempio di compositore coi suoni. Griset è stato l'esempio di compositore nel suono, tant'è che ha fondato, fra virgolette, una tendenza teorica che viene chiamata spettralismo, cioè la scrittura della musica nello spettro, direttamente dentro il suono, d'accordo? Quindi questo bilancio è una cosa che ogni compositore, ogni artista fa dal punto di vista acustico e sonoro. Io vi parlo di un esempio paradossale. Questo è un esempio. Non si vede nulla, benissimo, ottima scelta. Si possono ridurre le luci un attimo, no? No, ma sono io che ho scelto il rosso, che è un colore. Vabbè, questi sono problemi tuoi. Esatto. Comunque, questo è un esempio di spazio interno. Diciamo, questo è un spettrogramma che poi Davide magari vi spiegherà che cos'è, però che disegna un po' la geometria del suono, e vedete come effettivamente il cambio dello spazio corrisponde a un cambio timbrico. Poi lo possiamo ascoltare. Allora, concludo con un esempio paradossale, diciamo. Vi propongo diciamo una riflessione sulla possibilità di avere una musica hic et nunc, cioè una musica che si scrive per uno spazio in un particolare momento, d'accordo? Perché se abbiamo visto che lo spazio è fondamentale, anche il tempo è fondamentale. Scrivere un'opera oggi va fatto in un certo modo perché viene suonata in un solo luogo, in un solo tempo. Allora c'è un esempio di compositore paradossale, che è un compositore romano, che si chiama Walter Branchi, che lui fa questo nella sua attività. Ha scritto un solo pezzo che viene suonato una sola volta in un solo luogo con una sola nota. Non è molto ricco. Anche lui non ha guadagnato molto diritti d'autore, diciamo, però. Questo pezzo si chiama intero, esiste, ed è fisicamente separato in parti, ma concettualmente unico. Ed è fatto su un La 3, 220 Hz, e si suona dove? Nel suo giardino a Orvieto. Cioè, se vuoi ascoltarlo, devi andare lì e lo ascolti lì. Ora, io ci sono stato. Come funziona un concerto di Walter Branchi? Beh, da lì tu... è cambiato. Esatto, diciamo, avevo i capelli corti. Tu vai nel suo giardino, ti siedi, a un certo punto senti un suono che comincia a emergere. Lo senti piano piano, diventa sempre più forte, e quello che succede è che l'unica cosa che ti fa questo suono è che ti fa capire che eri nel giardino. Cioè, ma senti il ruscello, gli uccellini, eccetera. Cioè uno spazio alto. Ti fa l'effetto della scultura di Irwin, ti fa percepire il mondo acustico in cui ti trovi. Quando sei consapevole di questa cosa, il suono se ne va di nuovo e finisce. D'accordo? Finisce quella parte di intero. Quindi è un compositore concettuale, però è interessante perché è l'esempio di univocità dell'opera d'arte. L'opera d'arte che esiste in un luogo, in un suono, in un tempo, e non è riproducibile mai. E ti cambia la percezione del tempo, perché è meglio il terzo giorno, nel senso, si parlerà di questo, il rapporto con
Allora, io farei questo, siete d'accordo prima della pausa, concludo, però farei sentire l'incipit della nona sinfonia di Beethoven. O anche la prima di Mahler, l'attacco, è il principio esteso della stessa cosa, però ascoltiamo. Diciamo, Beethoven è più interessante perché viene un po' prima, diciamo. Sì. Quindi allora, è più corto, no? Quindi, però per capire di cosa stiamo parlando. Quindi, diciamo, in un certo senso si potrebbe dire che la musica è uno spazio compositivo. Cioè, è uno spazio in cui tu ti orienti, perché è un problema spaziale quello della musica, e questo spazio ha dei confini, che sono il silenzio, il confine sotto, e il rumore, il confine sopra. Quindi tu puoi navigare questo spazio dal silenzio al rumore. Ci sono esempi di musicisti che stanno nella soglia del silenzio e altri che stanno nella soglia del rumore. Due compositori, diciamo, più o meno in attività contemporanei sono Sciarrino e Lachenmann. Il primo, Sciarrino, è quello che ha lavorato di più sulla soglia del silenzio, l'altro di più sulla soglia del rumore, d'accordo? Quindi, ma oggi quella che si chiama glitch o art noise o noise music, diciamo, è un esempio di musica che sta verso il confine del rumore, d'accordo? Con tutto un contesto di tipo culturale intorno ad esso, però evidentemente è ancora classificabile in questo spazio compositivo. Sì, poi sai, a questo proposito dovremmo fare anche la distinzione fra materiale e opera. D'accordo. Nel senso che, appunto, il discorso è la scelta del tipo di materiale è una scelta che, ovviamente, il materiale che cos'è? Gli oggetti che usate per fare la vostra musica. Walter Branchi ha scelto una sinusoide non a caso, perché essendo immerso in un giardino dove i suoni sono più o meno dei rumori, per creare uno spazio altro, l'unica cosa che non esiste lì è un suono puro, cosiddetto, c'è una sinusoide e arriva questo suono, il fischio della sinusoide, per cui entri in una dimensione che diventa estetica, diventa altra, crea un altro spazio senza fare la cornice, ma mettendo un filo in mezzo a quello che già avete, cioè in mezzo alla natura mette un filo elettronico ed entrate subito in una percezione di un altro spazio, perché noi, appunto, diciamo, il problema della musica è un problema spaziale. Voi create uno spazio di ascolto con la musica, uno spazio altro che vi fa capire che non state più nella situazione della vita quotidiana, no? La famosa cosa del metto una cornice bianca, e quella è un'opera d'arte. Perché? Perché ci ho messo la cornice attorno, quindi ho focalizzato lì, ho messo l'occhio di bue dove il vostro sguardo va, d'accordo? Quindi questo è importante. Però il materiale è una cosa che sicuramente per ogni musicista è importante, però su questo ci sono state una serie di discussioni, ma il materiale è quello con cui voi fate la musica. Può essere la distorsione della chitarra, può essere la cosa più pura, le note, può essere la voce, può essere un pianoforte. Ci sono compositori che hanno composto quasi esclusivamente per pianoforte, Chopin per esempio. Ci sono modello fisico. Quindi, diciamo, il materiale è una cosa, dopodiché con questo materiale cosa ne fate? Torniamo anche al discorso di prima, no? Cioè, se io dico che questo mio brano è bello perché ho usato il noise, no, posso dire che questo, se tutti quanti prima non hanno fatto noise, a un certo punto arriva qualcuno che ha bisogno di protestare, di dire rinnoviamo quello che abbiamo ascoltato fino adesso. Per esempio anche Griset è questo compositore che ha usato moltissimo, ha lavorato tantissimo con il suono, e parla del suono come essere vivente, proprio come un organismo vivente, perché prima si era lavorato per 20 anni semplicemente dicendo formalizziamo, organizziamo le note in 5.000 modi diversi, li inventiamo noi nei modi più astratti, ed era musica inascoltabile. Quindi a un certo punto c'è stato qualcuno che ha reagito a questa cosa, ha detto io ho bisogno di suono sentito come puro, sentito non come violentato da una struttura. Sarebbe come imporre alla carta di fare un castello. I castelli di carta rollano, cioè non è un materiale giusto per fare un castello, d'accordo? Allora, il materiale è importante, però anche cosa ne fate. È chiaro che, appunto, se io voglio protestare con la società, ho bisogno di far rumore, ho bisogno di andare contro il bel suono, ma d'accordo? Anche no. Ma anche no, perché per esempio ci sono quei famosi artisti, c'è un artista, cioè Shostakovich, che era un compositore russo, che è stato anche per lunghi anni il compositore ufficiale, il più famoso, il numero uno in Russia. E questa persona componeva delle sinfonie che erano, a parte tragiche negli anni della guerra, ma a un certo punto ha composto delle sinfonie che erano molto celebrative o molto ironiche, perché ai pagliacci si permette molto nelle società. Però poi nella musica da camera, che è la cosa più intima, ha fatto le cose più straordinarie. Cioè nella sua intimità, nelle composizioni, soprattutto i quartetti d'archi, lui ha trovato una libertà e un non convenzionale che sono veramente filosofici, cioè nel piccolo mondo, d'accordo? Quindi pensate che il materiale che scegliete è importante, però soprattutto cosa ne fate, perché si possono fare una serie di esempi usando il materiale più non convenzionale, ma fate un valzerino straconvenzionale, d'accordo? Ok,
siccome vorrei fare una pausa velocemente, dico, pausa così poi. Dico solo, volevo farvi sentire appunto questo incipit e farvi vedere un piccolo spezzone, ma collegandomi a quello che diceva Lorenzo, vi ricordate quando dicevo che l'idea a un certo punto forse è dominante rispetto alla tecnica, no? Voi conoscete Fontana, l'artista, pittore, diciamo. Beh, diciamo, nei quadri di Fontana, che sono delle tele colorate tagliate, diciamo, è chiaro che cosa? Che vince l'idea poetica sulla l'idea tecnica. Cioè, oggi noi, chiunque di noi potrebbe fare un quadro di Fontana da un punto di vista tecnico. Ma il punto è che lui aveva visto la trasfigurazione del soggetto, la rottura dell'oggetto. Vedeva oltre l'oggetto. Questa è un'idea mostruosamente potente, realizzata tecnicamente in maniera molto semplice. Allora, due cose e poi facciamo pausa. La prima è, vi faccio vedere 10 secondi di un'intervista di un compositore per me molto importante, che è Gheorghi Ligeti, un compositore ungherese. È uno dei grandi compositori del Novecento. È uno dei grandi compositori, per chi non lo conoscesse, è uno di quelli che dal mio punto di vista diventerà, come dire, un nome da ricordare. È già un classico. È già un grande classico. A proposito della tecnologia e nascondere la tecnologia. Ho fatto casino. Non ti scordare di far sentire Beethoven. No, infatti. Si sentirà? Andiamo. Je ne veux pas choquer les gens, je ne veux pas les démoraliser. Non, il n'y a aucune volonté. Si vede? Aspetta. Ci sei? Sono spostato. No, lì posto? Era si possono passare un po' le luci? Il principio di buona continuazione. Vedremo anche queste cose. Era preparata. Adesso diciamo che l'aveva studiata. La prossima tocca a me. Ah, ricomincio. Perché non si legge. Riuscite a leggere, ragazzi? Non so. Un po' per le luci, un po' per le perché è un po' troppa luce, forse. Sì. Davide, attenzione. Ora tocca a me. No, il n'y a aucune volonté. Pour plaire ou pour être agressif. Parce que le public, le mélomane, il est là, mais quand je compose, je ne pense pas. Je ne pense pas à moi-même. Je fais la chose. Non penso neanche a me stesso. E c'è questa cosa molto interessante. Cioè, l'artista si nasconde dietro l'opera. L'artista non è quello che mette davanti se stesso. Cioè, l'ego si nasconde. L'ego si nasconde. Cioè, diciamo, la cosa interessante dell'opera d'arte è quando l'artista scompare. L'opera d'arte appare quando l'artista scompare. Pavarotti era un artista che difficilmente scompariva, non per ragioni fisiche, non fate le battute, ma perché era Pavarotti, era talmente noto che quando lui interpretava Rodolfo tu vedevi Pavarotti, non vedevi Rodolfo, non riusciva a scomparire dietro il personaggio. Quindi lui è diventato grande per tantissime ragioni, però è un tipo di artista che la difficilmente società si nasconde. Ma oggi invece è interessantissimo quello che dice Ligeti, uno delle personalità più forti di questo periodo, di questo secolo, dice: io cerco di nascondermi dietro l'opera, cioè la tecnica che uso non è evidente, non voglio che sia letta dall'esecutore. L'esecutore deve concentrarsi sull'idea poetica che sta passando, scusate, l'ascoltatore, l'idea poetica che sta passando, non tanto me con la mia tecnica, la mia bravura e quello che so fare. Voilà. Questo compositore è, se per chi non lo conosce vi invito a fare degli ascolti, perché è veramente straordinario ed è uno dei nomi che resterà nella storia. L'avete già sentito in realtà, perché Kubrick ha usato praticamente dall'inizio alla fine della sua carriera sue musiche. Le musiche strane che sentite in Odissea nello spazio sono tutte sue. Conoscerete, vi ricorderete la scena dell'obelisco sulla luna, non so se avete presente, quella musica lì è un pezzo per coro di Ligeti che si chiama Lux Eterna, che è un pezzo straordinario, un pezzo che vive all'interno del suono, quello è un esempio chiaro di musica composta nel suono. E a questo proposito farei i 30 secondi di ascolto, dove ascoltiamo l'incipit della nona, ovvero ultima, sinfonia di Beethoven. Allora, è da un pezzo. Prima magari fai sentire. Ascoltiamo così, poi dopo parliamo. Vorrei che poi dopo. Tanchietta. Guarda che. Le tanchietta. Arriva. Allora,
Se voi ascoltate i primi 30 secondi e i secondi 30 secondi, c'è un cambio mostruoso di atteggiamento verso la scrittura musicale. Cosa ascoltiamo nei primi 30 secondi? Ascoltiamo una cosa che dopo Davide vi spiegherà. Ascoltiamo lo spettro di una serie armonica. Beethoven fa una cosa, usa le stesse note nei due modi diversi. Ascoltate. Re, la, la, re. Adesso. Sentite questo oboe? Sentite adesso. Quest'altro strumento. Okay. Adesso, quando nel crescendo, guarda, usa le stesse note, re, la. Non le stesse note, lo stesso soggetto musicale. Ma vi rendete conto che in un caso era una composizione scritta in un suono e nell'altro caso una composizione scritta coi suoni? In un caso quelle due note diventano tema, nell'altro diventano timbro. Avete capito? Nello stesso arco. Per l'epoca questo era esplosivo perché la musica era fatta tutta con le note, quindi quando Beethoven faceva questi pedali lunghi, timbrici, dipingeva, diciamo così, colore. I francesi direbbero questo è colore, è qualcosa di pittorico, quindi tu stai nel suono. Per l'epoca era una cosa totalmente folle, perché la musica aveva bisogno di essere... Questa musica viene dall'illuminismo sostanzialmente, dove noi dobbiamo spiegare, parlare. La musica era considerata un linguaggio all'epoca. E si parlava come nella seconda parte, sostanzialmente, come un tema. Invece lui cosa fa? Addirittura fa una cosa molto interessante. Per fare la prima parte, viola le regole del buon costume. Una regola dell'armonia dice che la tonica e la fondamentale devono essere separate. Sono due accordi che non possono esistere nello stesso momento, devono essere uno dopo l'altro o alternarsi. Lui se ne frega, mette insieme le note della tonica e le note della fondamentale. Cioè, viola il sistema musicale. Allora, questa cosa è la grandezza di un pensatore, perché io lo definisco un pensatore, un filosofo. Beethoven è quella che lui fa questo. Guardate questo slide, poi così chiudo, lo dico da un'ora, ma lo so, ma è un falso, diciamo, è una retorica. È come le code di Beethoven, che il pezzo sembra finire e non finisce mai. Se guardate questo piccolo schema, diciamo, no? Suono, sistema musicale e musica. Allora, il suono, che cosa sono questi tre concetti? In che relazione stanno tra di loro? Perché si potrebbe dire, per esempio, il suono esiste, io con questo suono faccio un sistema musicale, per esempio il sistema musicale dell'armonia occidentale o piuttosto che quello dell'armonia balinese o cinese, eccetera, eccetera. Nel sistema musicale un compositore fa la sua musica, d'accordo? Quindi Beethoven si inserisce in un sistema musicale e fa la... Quindi li abbiamo messi in gerarchia, abbiamo detto suono, sistema musicale e musica. Però la musica di Beethoven, quando diventa viva, modifica il sistema musicale, perché le regole del sistema musicale vengono cambiate dal musicista. Cioè, chi codifica il sistema musicale se non l'artista facendo il suo lavoro? Quindi io, artista, entro in un sistema, ma lo violo, lo cambio continuamente. Questo sistema matura, si trasforma. D'accordo? È una prassi musicale. Che quindi di fatto è difficile mettere in ordine queste tre cose. L'unica cosa che, diciamo, sembrerebbe un po' a priori è il fatto che il suono è un fenomeno fisico, non culturale. È un fenomeno che l'uomo scopre, non inventa. Mentre il sistema culturale e la musica sono dei sistemi di tipo culturale. Il suono è aculturale, trascende la cultura. Apriamo la parentesi, c'è stata un lungo periodo in cui ancora oggi nella cultura c'è nostra, che in cui si dice che la musica è un fenomeno universale, che la musica è un linguaggio universale. Questa cosa è vera solo perché per una serie di anni abbiamo conservato da questa parte del mondo solo la musica che entrava nel bacino del Mediterraneo e anche del Nord. Dire che la musica è un fenomeno mondiale, diciamo universale, anche esagerato direi, che è un linguaggio universale. Se voi andate a Bali sentite un'altra musica, se voi andate in Africa sentite altre musiche. Da Bari a Bali. Allora mi collego a quello che dici. Effettivamente il suono è un fenomeno universale, acculturale, ma la sua percezione, la sua interpretazione e contestualizzazione è di tipo culturale, ok? Dipende dalla cultura. La cosa interessante qual è? Che a prescindere dalla cultura, l'opera d'arte passa senso. Io non so quale sia il senso della Quinta Sinfonia o della Nona Sinfonia di Beethoven, ma non ho dubbio che essa abbia senso.
Se un marziano ascolta la nona sinfonia di Beethoven, evidentemente non la coglie nel modo in cui la colgo io, ma verosimilmente si potrebbe sperare e immaginare che capisca che questa operazione ha senso, come per me la musica balinese, che non fa parte della mia cultura, mostra un senso. Allora, perché? Perché c'è sempre nel mezzo di questo triangolo l'uomo. L'uomo, o l'essere, il soggetto, l'essere conoscitivo, è quello che mette in relazione questi tre concetti, che sono fluidi. Sono concetti che non sono gerarchizzabili, ma sono fluidi, d'accordo? Sono in continua evoluzione. Quindi noi, diciamo, quando lavoriamo, oggi, soprattutto in un workshop come questo, dove partiamo anche dal suono, perché noi partiamo proprio dalla costruzione del suono dal punto di vista anche fisico, eccetera, ma lo vogliamo fare non fine a se stesso, ma perché vogliamo in qualche modo cercare di costruire un sistema e poi una musica. E questi sono i tre passaggi di cui parlavamo: la parte teorica, la parte di implementazione e la parte creativa di questi. E ti inserisco una voce da vedere dove collocare, perché è problematica, che è la prassi musicale, perché quando si parla di sistema musicale vuol dire che è un sistema codificato da qualcuno. Chi è questo qualcuno che codifica le prassi, per esempio, dei primitivi o dei greci, della musica dei greci? Chi sono? Chi è che dice, per esempio, come si scrive musica nel 1500? Ci sono delle persone che sono i cosiddetti teorici, che vanno esaminando la musica di un certo tempo. Non pensate che la situazione in passato fosse come oggi, che abbiamo tutto a disposizione. Un tempo si conservava solo certa musica, cioè il potere, che fosse la chiesa, l'impero, il principe, conservava solo alcune cose. Oggi noi possiamo conservare tutto virtualmente, perciò abbiamo una situazione molto frammentata, soprattutto con la disponibilità di internet, YouTube e queste cose qui. Ma all'epoca la cosa era violenta, la selezione artificiale fatta dal potere era gigante. Ci sono degli artisti che hanno sofferto tantissimo col rapporto col potere e poi si sono emancipati. Beethoven è una delle figure in cui che è il primo che ha fatto sì che la musica non appartenesse alla servitù. Mozart è un personaggio che è morto di fame perché aveva crisi col rapporto col potere, perché si sentiva ovviamente un genio e faceva una musica che era diversa da quella che veniva domandata. Allora, la prassi musicale è quello che voi fate fra il suono e il sistema musicale che verrà codificato dopo. C'è una bellissima cosa che vi invito a leggere nel manuale di armonia di Schoenberg. All'inizio parla di che cos'è una regola, cosa sono le leggi. Allora, le leggi sono quelle cose che vengono codificate dopo la prassi musicale di un momento e che qualcuno va a studiare, cioè gli studiosi vanno a studiare quali sono le prassi, e perciò diventa sistema. La generazione seguente normalmente si forma su questi sistemi dove sono nati, in cui sono nati. Io sono nato il secolo scorso, e respiro la mia lingua, perché sono nato in Italia, se no avrei parlato giapponese se fossi nato in Giappone, però studio sui trattati, sui sistemi che sono stati da qualcuno codificati. In realtà gli artisti, se vedete la storia della musica fatta dagli artisti, è una storia di irregolari, di persone che hanno trovato una specie di coineo, cioè un linguaggio comune, e l'hanno trasceso fondando delle nuove cose. Questo è il punto. Quindi è la prassi musicale, quello che, se voi andate a dire a qualcuno che fa circuit bending o che lavora sul noise, che sistema usi? Non è annotato, non è intellettualizzato, ma è una prassi musicale. Cioè, normalmente, poi considerate che la musica di cui vi stiamo facendo ascoltare delle cose è musica che aveva come codice di trasmissione la scrittura, che è un sistema per forza di cose, perché per metterci d'accordo abbiamo inventato la scrittura, che è stato un processo lungo 4 secoli almeno, e si sviluppa tuttora. È stata valida la scrittura che banalmente conosciamo dal solfeggio, chi l'ha visto? Che è una specie in via di estinzione. Quella musica lì è valida più o meno dal 700 fino all'800. Già nel 900 noi possiamo utilizzare questo codice, ma la musica contemporanea del 900, se vi è capitato di vedere qualche partitura, e qualche cosa vi mostrerò anche io, ha dei codici totalmente diversi, d'accordo? Quindi il sistema musicale è qualcosa che nella prassi dei DJ, dei jazzisti, dei rocchettari, della musica pop non c'è, o c'è quando arriva un'orchestra, perché ovviamente 50 persone devono essere istruite per suonare. Però c'è la prassi è qualcosa che non sta ancora nel sistema. La prassi è quello che voi fate col suono. Se io vado a lavorare con il noise, ma come scrivo una cosa tipo... È chiaro che il mio sistema musicale basato sulla nota non vale più. Come posso dire, come posso annotare il fatto che una chitarra distorta fa... È un fa. Dello fisico. Era un fa.
però no, il fa, la nota fa, il paradigma nota è meno importante dello sfogo, diciamo, non animale, ma di protesta che c'è in quel suono lì distorto. D'accordo? Quindi la prassi mette in crisi e sta da qualche parte nel sistema musicale qualcosa che cerca di codificare, però se non hai un sistema non sai dove andare. Però la cosa interessante è che gli artisti che poi hanno lasciato una traccia dal punto di vista del pensiero sono quelli che sì avevano le radici in un sistema musicale, ma sì sono quelli che l'hanno distrutto, sono quelli che l'hanno alterato, l'hanno trasformato. C'è sempre un aspetto di rivoluzione delle regole, esatto, nell'opera artistica, sempre. Cioè, se voi per esempio prendete adesso un sistema che conoscete, potrebbe essere live. Voi sapete che avete un insieme di possibilità che sono molto circoscritte e che se dovete utilizzare questo sistema per una funzione particolare, far ballare le persone, allora vi appoggiate su questa cosa del sistema che è ripetere. Ma a un certo punto, se vi dedicate al suono, forse vi incomincia a stare stretto quel sistema lì e cercate voi stessi di dire: ah, ma questa cosa l'ho già sentita 5.000 volte, la fanno tutti così, io dove sto? Riproduco qualche cosa che è stata prevista da questo sistema musicale che è live. Accendete live, mettete una demo, fate una serie di serate, fate anche magari due lire, però dopo un po', forse, se avete l'interesse nel suono, volete fare altro, quel qualcos'altro che siete voi. Bene, allora io vi propongo 15 minuti di pausa, poi riprendiamo un'ora e mezzo fino alle 14 e poi c'è la pausa pranzo dove Davide vi parlerà di fisica del suono. Grazie, pausa.